Torniamo per parlarvi di una donna dalle capacità veramente uniche al mondo, perché io mi domando, può una donna graziosa, dall'aspetto gentile, riuscire ad attraversare 5 deserti, non in macchina o a dorso di dromedario, ma a piedi, di corsa in 5 continenti? Può farlo? Può, per questo la stiamo vedendo nelle immagini, decidere di cambiare completamente vita e dedicarsi a questa passione anima e corpo, perché convinta che ci debba essere un motivo fondamentale per far capire al mondo quanto le donne debbono essere rispettate? A quanto pare sì, perché questa donna è venuta a trovarci. Katia Figini! Per un progetto che si chiama Run for Women. Quindi, che cosa significa Run for Women? Non in inglese, nel senso correre per le donne, ma... La scelta dell'inglese e non dell'italiano è data perché è un problema questo che si riscontra in tutto il mondo, e per cui era proprio quello, cioè attraversare tutto il mondo per dire no contro la violenza sulla donna. Questa cosa è... Generoso, innovativo, coraggioso, all'epoca della giovine Italia un pugliese si distinse nel panorama politico nazionale. Il carovignese Salvatore Morelli, nato nel 1824 e morto a Pozzuoli nel 1880. Fu giornalista politico affiliato alla Giovine Italia e perseguì principi di giustizia e di tutela dei deboli. Lottò per i diritti per i figli illegittimi, difese le prostitute, combatté per l'emancipazione della donna. Fu contro la pena di morte, si occupò dei preti patrioti abbandonati dalla Chiesa e dallo Stato. A lui si devono anche grandi di opere pubbliche, e anche per questo da circa un mese è partita una raccolta firme a cura dell'associazione Libero Pensiero Giordano Bruno per riportare le sue spoglie a Carovigno. Chi era Salvatore Morelli? È una grande scoperta. Salvatore Morelli è stato un antiborbonico, per questo è stato incarcerato per 12 anni, avvocato, consigliere comunale a Napoli per 7 anni e poi fu eletto dal collegio di Sessaurunca nel Casertano alla Camera. È stato il primo parlamentare in Europa a presentare un disegno di legge per il voto alle donne, il divorzio, la cremazione, la parità di sesso, il bicognome ai figli, il bicognome ai coniugi, cosa che ancora il diritto attuale di famiglia non prevede, la scuola laica. Paolo Maggiori, ho 30 anni, lavoro alla RAI di Milano, mi occupo di radio, soprattutto sono uno dei conduttori di Caterpillar, che è un programma di Radio 2, insomma, che molti di voi credo conoscano. È un po' la radio ufficiale del rientro a casa degli italiani, ogni giorno alle 18 sulle frequenze del secondo canale del servizio pubblico. E sono molto felice di essere stato in questi giorni a Carovigno per presentare un documentario che è andato in onda un anno fa, un documentario televisivo per RAI 3. Un documentario dedicato a Beppe Viola, che era un giornalista sportivo eclettico molto diverso dalla media degli altri cronisti di quello sport che allora veniva raccontato con un po' di palude intorno e con un po' di retorica. E poi una cosa che mi ha colpito molto è la storia che appunto ho imparato a conoscere in questi giorni dell'onorevole Morelli, insomma, che mi ha molto colpito per questa sua meravigliosa passione per i diritti civili, per i diritti delle donne. Insomma, è stato il primo a battersi strenuamente anche dal punto di vista parlamentare proprio per equiparare i due sessi. E effettivamente sentire Vincenzina la fabbrica, che è una canzone di Annacci e Viola che c'era anche nel documentario e che è, insomma, un inno alla dignità della donna, alla dignità del lavoro, delle persone, soprattutto delle donne, nella città di Morelli ha aggiunto ancora un pochino di fascino, un pochino di emozione. Per cui... Thank you.
Giuseppe Garibaldi al signor Salvatore Morelli. Donne, studenti, giornalisti del libero pensiero, l'ispirazione del Morelli formulata in questi disegni di legge è pratica e concretizza un sistema che solo può sanarci le piaghe di quello che ora ci tortura e rialzarci moralmente ed economicamente in pochi anni. Egli è stato il primo rappresentante in Europa e nel mondo intero che ha osato con audacia senza pari sfidare i pregiudizi dei secoli, e specialmente di quello inetto e ridicolo nel quale vegetiamo. Povera portando... Molti mi hanno chiesto perché lo fai. Perché no? Mi piace correre, sono una donna. Posso farcela? Credo di sì, anzi sì. Avete dei dubbi? Per dimostrare che tutto si può fare, ci vuole un po' di coraggio. Un po' di coraggio a reagire, ma tutto si può fare. Fa un giro in tutto il mondo. Per dimostrare che siamo anche in tante, che c'è tanta solidarietà, bisogna solo avere il coraggio di uscire da quel tunnel. Il tunnel della violenza che non piace a nessuna donna. E non vogliamo accettare mai. E quando l'avrò finita, ci abbracceremo tutte quante, in un abbraccio simbolico, tutte le donne del mondo.